Eccoci qua nella nostra bottega dell'italiano, pronti per un altro viaggetto tra le nostre parole. È abbastanza giusto ogni tanto, poi non è necessario farlo sempre, ma ogni tanto fissarsi un itinerario quando si fa un percorso di ricerca e di curiosità varie. Allora, oggi fissiamoci un itinerario nell'attualità e in particolare nell'attualità politica. Vediamo un po' che cosa viene fuori da questo nostro scrigno magico. Vediamolo. Ah, Brexit. Beh, insomma, più d'attualità di così era difficile immaginarla una parola. Noi naturalmente la affrontiamo non tanto per farne, anzi assolutamente non per ragioni di analisi politica, perché questo spetta ad altre sedi evidentemente, ma perché è una parola molto interessante proprio da un punto di vista linguistico. È una parola straniera, una parola inglese che ormai è entrata nell'attualità, nei titoli dei giornali, nell'informazione nostra, eccetera, eccetera. Ma è interessante per come è formata questa parola, cioè è la dimostrazione, naturalmente noi qui ne vediamo una visualizzazione, diciamo che è una parola che appartiene, come dice il cartello successivo, al linguaggio giornalistico-politico. È interessante vedere la nascita di questa parola, vediamolo nell'immagine successiva, British Exit. Sottinteso dalla comunità europea, uscita britannica, oppure forse, se vogliamo, prossimo cartello, Great Britain's Exit, uscita della Gran Bretagna. Non cambia. Ciò che è interessante di tutto ciò è la capacità di sintesi. Mettiamoci nei panni di un inglese, come questo signore qui simboleggiato. Ebbene, questo signore ha a disposizione una lingua che ha una grandissima capacità di sintesi, come è nella parola Brexit. Vediamolo in un altro esempio. Eccolo qua, smog. Smog è una parola talmente nota che è inutile spiegarla. Nasce da smoke più fog, cioè fumo più nebbia. Il risultato è lo smog. Il risultato è comunque quello di una parola che appartiene a una lingua che ha una grande capacità di sintesi. Ballottaggio. Ballottaggio è una delle parole frequenti nell'attualità politica. E se volessimo analizzarne l'origine, dovremmo risalire proprio alla lingua francese. Infatti, vediamo che ballottaggio viene dal francese ballottage, dall'abitudine cioè di dare un voto a delle decisioni o a delle persone scegliendo una palla di un certo colore, una ballotte di un certo colore. E questo risale più o meno alla fine del Settecento. E qui noi potremmo fermarci, e invece non ci fermiamo, perché a noi piace andare in profondità e scoprire cosa c'è dietro a ciò che già è dietro di noi. E allora ecco che arriviamo all'italiano del Quattrocento. In Italia, nell'Italia del Quattrocento, c'è il termine ballotta e c'è anche l'usanza di votare con le ballotte. E addirittura c'è anche come conseguenza che ballottare significa naturalmente parteggiare, appartenere all'uno o all'altro dei partiti. Machiavelli dice nelle sue Storie fiorentine: la città divisa ballottava inegualmente. Ma le ballotte non sono soltanto delle palle, sono anche queste castagne. Le castagne lesse proprio nel fiorentino sono le ballotte. Allora andiamo ancora a completare questa ricerca. Dalle ballotte passiamo al termine balla,
toscano balla viene dall'antico francese bal, che viene dal franco, quindi la lingua dei tempi di Carlo Magno, balla, che viene dal germanico bal, che viene niente meno che dal longobardo palla. A questo punto veramente abbiamo concluso in giro e abbiamo visto come una parola così apparentemente semplice appartenga a tutta la tradizione europea. Chi è un candidato? Un candidato è qualcuno che si propone per qualche cosa, è qualcuno che si propone per essere eletto o per essere nominato in un'azienda o per vincere un premio. Quello che è difficile per noi immaginare è che candidato abbia qualcosa a che fare con l'aggettivo candido, che vuol dire molto bianco, come per esempio in questo signore, che è, ecco, è questo un candidato? Assolutamente direi di no. Passiamo ad una analisi più profonda del nome e forse arriviamo a questo, al latino candidatus. Benissimo, ma siamo sempre da capo, c'è sempre di mezzo questo aggettivo candido, candidus, che ci sta... Ebbene, dobbiamo trarre una conclusione. Candidatus voleva dire qualcuno che si aggirava per il foro romano, di cui qui vediamo ciò che rimane oggi come monumentali resti archeologici, in una veste candida. E succedeva esattamente questo. Nella Roma antica, dove c'erano molte cariche che si designavano per elezioni, coloro che aspiravano a queste cariche si aggiravano per il foro romano vestiti di una veste candida. Ecco perché dunque candidatus. Quindi la cosa è perfettamente coerente con il tipo di aggettivo, anche se per noi può suonare piuttosto strano. Cioè, per esempio, immaginiamo un antico romano, vediamolo in questa bellissima scultura che tra l'altro rappresenta Augusto. Immaginiamo, lasciamo stare che possa essere Augusto, potrebbe essere qualsiasi patrizio romano, immaginiamo questo patrizio che ha ricoperto la sua toga, che è di un color lana intorno al beige più o meno, di un appretto bianco che lo rende addirittura splendente. Per questo poi alla fine si chiama candidato, perché coloro che aspiravano a cariche pubbliche, per attirare l'attenzione dei futuri elettori, si aggiravano in mezzo al pubblico coperti da una veste candida e splendente. Possiamo ancora aggiungere che proprio da questo candescere deriva anche l'aggettivo incandescente. E in conclusione, una piccola notazione su due verbi, ambire e circuire, che provengono tutti e due da un'attività che è quella dell'andare in giro e che facevano i candidati nel foro romano. Sindaco, parola a noi molto familiare, parola che ci dice di un personaggio che spesso è vicino a noi o comunque deve essere o dovrebbe essere vicino ai nostri problemi. È una parola che però ci viene da molto lontano, è un nome che ci viene, come tanti altri nomi legati alla politica, dall'antica Grecia. Vediamolo subito nella sua origine. Sindaco deriva dal greco syndikos, che è composto di syn, che vuol dire insieme, e dike, che vuol dire giustizia. Quindi è una figura legata all'amministrazione della giustizia. Nell'antica Grecia,
di cui vediamo qui simbolicamente la rappresentazione, il Pardenone, il syndicos era il rappresentante, come vediamo nel prossimo cartello, della comunità davanti all'autorità giudiziaria ed era anche il responsabile delle confische. Passando poi al mondo latino, all'impero romano che aveva inglobato in sé anche la Grecia e le sue città, il syndicus, termine latino, è il rappresentante legale delle città greche davanti all'imperatore. Andiamo avanti, siamo al Medioevo. Il syndicus, ancora il nome latino, qui abbiamo un castello che immaginiamo sia il castello dell'imperatore medievale, è il rappresentante legale e il difensore dei comuni medievali di fronte all'imperatore. Arriviamo ai giorni nostri. Ai giorni nostri, chi è un sindaco? Nelle società finanziarie è colui che sorveglia sul rispetto dello statuto. Vedete che c'è sempre un concetto di legalità. E poi è il capo dell'amministrazione comunale che noi eleggiamo ogni numero X di anni. Eccoli qui i nostri sindaci e insieme con essi vi saluto.